Affrontiamo ora un'altra scala maggiore, quella di Mi bemolle maggiore, quella che inizia dal Mi bemolle, quindi una nota in partenza già alterata, e come tutte le scale che iniziano con una nota in bemolle, ha le alterazioni tutte in bemolle, con la premessa che una scala maggiore o minore o in ogni caso qualunque tipo di scala che ha delle alterazioni, non ha delle alterazioni miste, cioè se una scala ha dei diesis, ha tutti i diesis, se ha dei bemolle, ha tutti i bemolle, tranne il Do che non ha né diesis né bemolle. Quindi la scala di Mi bemolle è maggiore e in ogni caso una scala che ha dei bemolle, nello specifico ha tre bemolle, il Si bemolle, il Mi bemolle e il La bemolle. Che cos'è? Ripetiamo la stessa nota teorica. Che cos'è una scala maggiore? Una scala maggiore è una sequenza di note che, la cui distanza fra ognuna delle note che la compongono la cui distanza è fissa, cioè risponde a certi canoni. Nello specifico, quando si parla di scala maggiore, la prima volta che si chiede che cos'è una scala maggiore, si tenta di cantarla o suonarla, ci si rende conto che la melodia che si esprime è quella classica delle sette note musicali, in genere si parte da Do, e hanno una distanza fissa ed è quella, la distanza fra ognuna delle note, che definisce la scala, in questo caso quella maggiore. Quindi se dovessimo illustrare una scala maggiore operativamente, in fatto pratico, volessimo suonarla in questo caso sulla tastiera del pianoforte, prendiamo ad esempio la scala di Do maggiore, che è quella che sul pianoforte si suona più facilmente perché è la sequenza dei tasti bianchi, partire da Do, questo è il Do, e quindi praticamente la prima nota è Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, sette note più l'ottava che è il Do che si ripete alla fine. E la distanza fra ognuna delle note è fissa, un tono fra il primo e il secondo grado, un tono fra il secondo e il terzo grado, mezzo tono fra il terzo e il quarto grado, un tono fra il quarto e il quinto, un tono fra il quinto e il sesto, un tono fra il sesto e il settimo, mezzo tono fra il settimo e l'ottavo, che sarebbe il primo dell'ottava successiva. Questa sequenza è la scala maggiore. È chiaro che se questa scala la vogliamo far partire da una nota che non è il Do, dovremmo replicare le stesse distanze fra le note in funzione della nota dalla quale partiamo. In questo caso parliamo di Mi bemolle, quindi saremmo costretti ad alterare, quindi inserire delle alterazioni o dei diesis o dei bemolle, in questo caso dei bemolle, per fare in modo che la sequenza musicale sia la stessa di quella che abbiamo ascoltato appena ora con il Do. Il Mi bemolle è questa nota qui, sarebbe la nota che è fra il Re e il Mi. Stiamo parlando di Mi bemolle, quindi praticamente la definiamo come la nota che è un semitono subito prima del Mi bemolle. Quindi partendo dal Mi bemolle dobbiamo avere un salto di un tono fra il primo e il secondo grado, il primo grado è Mi bemolle, il secondo grado diventerà il Fa, quindi Mi bemolle, Fa, dopodiché ancora un grado, abbiamo il Sol, dopodiché mezzo grado, e quindi abbiamo il La bemolle, dopodiché un grado e quindi abbiamo il Si bemolle, dopodiché un grado abbiamo il Do, poi abbiamo il Re, ancora un grado e poi il solito ultimo semitono che è quello che ci porta dalla settima all'ottava, quindi alla prima della nota successiva. Questa è la sequenza per cui in questo modo noi abbiamo ricostruito quella che è la melodia della scala maggiore, in questo caso nella tonalità di Mi bemolle. La riportiamo sul pentagramma, sempre per poter avere confidenza anche con le note e le notazioni scritte. Il pentagramma in questo caso è formato da un primo pentagramma, questa cosa è il doppio pentagramma, un primo pentagramma in chiave di Sol, chiave di violino, che è quello canonico che noi conosciamo, in cui le note hanno una loro specifica notazione, il Do è una nota che sta
subito sotto al pentagramma con un taglio in testa, il re subito sotto al primo rigo, sul primo rigo c'è il mi, sul primo spazio c'è il fa, poi c'è il sol, poi il la sul secondo spazio e così via, andando ancora oltre, proseguendo oltre, aggiungendo altri tagli per andare ancora sulle tonalità ancora più acute. Il secondo pentagramma, che in chiave di basso, o altrimenti detto chiave di fa, illustra le stesse note, che però alla stessa posizione, avendola, anche se hanno la stessa posizione delle note in chiave di violino, vengono lette in maniera diversa. Questo per permettere di avere una facilità di lettura per gli strumenti che usano una tonalità con note molto più gravi, più basse, tipo il contrabbasso, oppure per il pianoforte che li usa addirittura tutte e due, il pentagramma su, quindi quello in chiave di violino per la mano destra, e il pentagramma in giù, quello in chiave di basso, per la mano sinistra. Notiamo la differenza fra l'illustrazione delle note: se questo qui in chiave di violino, quindi il terzo spazio, è un do, sul chiave di fa, la chiave di basso, il do sarà sul secondo spazio. E quindi c'è questa traslazione di due righi, chiamiamo così, o due spazi per ognuna delle note. Quella che normalmente sarebbe un do, nella chiave di basso diventa un mi. Suoniamo la scala di Mi maggiore osservando quali sono le alterazioni che abbiamo visto, tre abbiamo visto in tutto, e guardiamo pure sul pianoforte quali sono i tasti bianchi e neri che vengono colorati e quindi quali sono i tasti da premere. Partiamo dal Mi bemolle, eccolo qua. Mi bemolle, Fa, Sol, Mi bemolle, Si bemolle, Do, Re, Mi bemolle, e poi chiave di violino, è sempre la stessa cosa. Ok, questa qui è la scala sulle varie ottave, dalla più bassa alla più acuta, per poter suonare la scala di Mi bemolle con i tre bemolle. La stessa cosa potremmo ancora, in maniera più ortodossa, illustrarla utilizzando la scala nello stesso modo, però avvalendosi della possibilità di poter mettere le alterazioni direttamente all'inizio del pentagramma o dei pentagrammi, in modo da poter scrivere direttamente le note in sequenza, senza bisogno di scrivere l'alterazione accanto a ogni nota, sapendo che ognuna delle alterazioni messe in testa al pentagramma influenzerà le note corrispondenti sul pentagramma. Quindi se questo bemolle è sul rigo del Si, tutti i Si dovranno essere suonati bemolle. Se questo bemolle è sul rigo del Mi, tutti i Mi dovranno essere suonati in bemolle. Facendo così, non ho bisogno di scrivere il bemolle per ogni singola nota, scriverò normalmente le note nella sequenza che noi conosciamo, la scala è diatonica, quindi utilizzerò tutte le note senza ripeterne nessuna, senza saltarne nessuna, do, re, mi, fa, sol, o addirittura partendo dal si, do, re, mi e così via, sapendo che l'alterazione si trova in testa alla chiave. Come funziona la interpretazione delle alterazioni nell'armatura di chiave? C'è una sequenza fissa, così come per i diesis c'è anche per i bemolle. La sequenza per i bemolle ha una sequenza fissa, ripeto, del si, mi, la, re, sol, do, quindi si bemolle, mi bemolle, la bemolle, sol bemolle e così via. Quindi so che quando ho tre bemolle devo usare i primi tre, si, mi e la, i primi tre bemolle. Per capire che quando ci sono tre bemolle la scala è quella del Mi bemolle, non si fa altro che leggere i primi tre bemolle e arretrare di un bemolle e capire, e da lì esce il nome della scala. In questo caso abbiamo il Si bemolle, il Mi bemolle e il La bemolle. Se arretro il La bemolle di un passo ottengo il Mi bemolle è il nome della scala. Quindi da qui capisco qual è la scala. La scala è il Mi bemolle perché in questo caso ho tre bemolle, il secondo, quindi il penultimo bemolle, mi dà il nome della scala. Al contrario, posso fare lo stesso se volessi sapere la scala di Mi bemolle quanti bemolle ha in chiave, quindi
quanti ne devo usare, la sequenza è sempre quella, si bemolle, mi bemolle, la bemolle, quindi avanzo nella mia sequenza mnemonica dei bemolle, si bemolle, mi bemolle, ho trovato la tonalità perché sto cercando mi bemolle, ne aggiungo un altro che è il terzo obbligatoriamente, la bemolle, quindi so che devo scrivere tre bemolle in chiave. E questo mi dà la possibilità di avere la scala, senza bisogno di mettere le alterazioni, accanto ad ogni singola nota. La facciamo suonare anche in questo caso, partiamo dal Mi bemolle, abbiamo il pianoforte. Ci siamo. E anche in questo caso abbiamo illustrato completamente la scala del Mi bemolle, che come tutte le scale maggiori che iniziano con una nota in bemolle, all'interno delle alterazioni è composta da Sol bemolle. Tutte le altre scale, tranne quella del Fa maggiore, utilizzano i diesis, sia le scale che iniziano con note naturali non alterate, quindi il Do, il Re, il Mi, il Sol, il La, il Si, sia quelle che cominciano anche esse con note alterate in diesis, quindi la scala del Do diesis su Si diesis, la scala del Re diesis su Si diesis e così via. L'unica che fa eccezione e che è da ricordare è quella del Fa, la quale ha solo un bemolle, l'abbiamo vista qualche incontro fa, ed è quella del Si bemolle. Con questo, penso di aver esaurito l'argomento. Volevo solo sottolineare, come normalmente sto facendo per ogni singolo incontro, che il pentagramma del Sol, quindi la scala di violino, e il pentagramma della scala in chiave di basso, quindi in chiave di Fa, se li sovrapponiamo e li volessimo più o meno rappresentare per capire, per esempio, questa nota, che nota è, il sistema mi sta suonando in questo momento un La bemolle, vabbè, un La bemolle, perché c'è il bemolle qui, e quindi mi usa il La bemolle, è la stessa nota che suonerei se lo scrivessi in questo modo. Perché? Perché i pentagrammi dobbiamo idealmente, per rappresentarli in questo caso, quando c'è il doppio pentagramma, come se ci fosse una linea di separazione che non si vede fra un'altra linea ulteriore, fra questa e questa, una sola che non si vede e che compare nel momento in cui metto la nota, in questo caso il Do. La nota Do, che ha la stessa figura della nota Do anche nell'altro pentagramma, le ho scritte separate, ma è come se ci fosse il Do qua in mezzo con la diga, per cui questa nota, notiamo che il pianoforte la illustra come un Do e anche questa la illustra come un Do, per cui se avendo questa linea immaginaria vado oltre, mi trovo il Re, che è la nota subito successiva, che manca a farlo apposta, è questo Re qui. Cioè, quindi ho questa linea immaginaria, se io scrivo il Re così è come se scrivessi la nota che si trova a metà nello spazio fra il primo rigo e il taglio immaginario. Questa qui per esempio è un Mi perché in effetti il taglio immaginario è questo, sono andato oltre il primo spazio, quindi oltre lo spazio sono andato sul primo rigo che è quello del Mi, e infatti suona il Mi anche in questo caso. Quindi le note le posso suonare, le posso rappresentare sul pentagramma, chiave di Sol andando ancora giù. O in chiave di Fa, in chiave di basso andando ancora su. Come dire, interpretazione generale, se la nota la scrivo sul rigo in chiave di violino, suonerò con la mano destra. Se la scrivo in chiave di basso, la suonerò con la mano sinistra. Con questo credo di aver esaurito il discorso della scala di Mi bemolle maggiore. Ci vediamo al prossimo incontro con un'altra scala maggiore. Arrivederci.